Cerimonia di scopertura del toponimo della strada intitolata all'avvocato Raffaele Minniti. Si trova in una traversa sul lato destro di via Nino Consiglio, nella parte alta della città, zona Epipoli. L'avvocato Raffaele Minniti, scomparso nel 1972 all'età di 69 anni, è stato per un ventennio consigliere comunale, ricoprendo inoltre la carica di assessore e anche di vice sindaco. Generazioni di laici, credenti, allo stesso tempo di politici, perché Minniti è stato consigliere comunale, assessore, vice sindaco e nonostante, e a maggior ragione, grazie alle sue interlocuzioni importantissime con i personaggi più illustri politici più illustri della sua epoca, è stato una di quelle personalità che si sono interamente votati al bene pubblico e alla nostra amata città. Ancora studente universitario, aderì al Movimento Popolare fondato da Don Sturzo e nel 1927 venne nominato dall'arcivescovo Baranzini direttore dell'ASCI, presidente della Gioventù di Azione Cattolica. Fu inoltre corrispondente dell'Avvenire d'Italia dal 1934. Era sicuramente un uomo che era sensibile al mondo politico e soprattutto alla convivenza civile, perché è vero che lui è stato antifascista, però ricordo che il nonno, pur essendo stato antifascista, aver subito profondamente le conseguenze di essere un antifascista, questo però lui diceva che il mio antifascismo non mi rendeva ancora di più uomo, come dire, impegnato nella vita civile. Questo suo antifascismo non lo rendeva contro qualcuno, ma a favore di qualcuno. A noi lascia, oltre a questo grande ricordo e questo grande insegnamento civile del bene comune, ma soprattutto ci lascia anche un esempio che poi gli affetti più cari, la famiglia, e anche una grande fede che aveva il nonno. Ecco, ci lascia questa eredità che l'uomo in tutte le manifestazioni della propria vita può veramente dare la sua testimonianza.